Buongiorno ragazze, mattino presto. Io volevo farvi vedere la nuova palette della Urban Decay, la Vice. La Vice è in vendita nelle Sephora che tengono il marchio e sarà in vendita online dal 1° novembre. Io l'ho acquistata dall'estero e la palette è questa qua. Come linea potrebbe ricordare vagamente la palette Anniversario, che è questa. Che come vedete ha la scritta in rilievo stile gioiello e la Vice ha sempre la scritta Urban Decay, il simbolo UD in rilievo in stile gioiello. Le differenze con l'anniversario sono finite, poi magari farò un video separato con il confronto tra le due. La palette all'interno ha un grossissimo specchio, io non ho ancora tolto la velina e contiene 20 ombretti. Gli ombretti sono questi qua. Sul blog troverete tutti gli swatch singoli, io li ho appena fatti e sono questi. Questa che trovate in basso in realtà è la prima fila della palette e così a salire. La palette comprende ancora un pennello doppio, simile a quello della Naked 2, però il pennello non è uguale, la Naked 2 l'ho anche già tirata fuori per farvi vedere le differenze del pennello. Il lato da sfumatura della Naked 2, le setole sono più lunghe e sono più compatte, mentre queste sono un po' più morbide. Come dimensione potremmo esserci circa, anche se quello della Naked 2 mi sembra leggermente più grande. Mentre per il pennello da applicazione dell'ombretto, ecco qua, come lunghezza delle setole più o meno ci siamo. La differenza sostanziale è che quello della Naked 2 è sottilissimo, mentre quello della Vice è un pochino più cicciotto. Il pennello della Vice è leggermente più corto. Allora, all'interno troviamo tantissimi finish diversi, dei colori opachi, degli shimmer, dei satinati metallizzati, glitterati. Sono tutti abbastanza buoni. L'unico colore che è veramente polverosissimo è questo che si chiama Jagged, che è stracolmo di glitter dorati che si sono sparsi ovunque già solo sbocciandolo sulla mano, non oso pensare sull'occhio. Un altro colore che ho trovato un po' difettoso è Junkie. Jagged è questo qua al centro. Junkie macchia tantissimo, per rimuovere il colore dal dito sono diventata matta. Chaos, che è questo blu intenso, opaco. Perché è opaco, tende a essere un po' trasparente, per cui va lavorato molto bene. Che altro? Provocateur, che è quest'altro colore qua, anche questo è leggermente polveroso dovuto alla presenza di glitter. Infatti, se vedete lo swatch, che è questo qua, ha qualche polvere in giro. Guardate Jagged, che roba allucinante. Questi due colori sono forse i più pigmentati e scriventi della palette, sono Blitz, il dorato, e Penny Lane, il pesca. Il pesca ha comunque dei riflessi dorati. Un altro colore abbastanza polveroso, anche questo perché ha un sacco di glitter al centro, è Free Bird, che è questa rosa qua. Questi due ai lati di Free Bird sono due chiari opachi e sono Anonymous, l'avorio, e l'Acid, il color carne. Armor è un altro colore che ha un po' di glitter argentati all'interno che però non sono così grandi come negli altri tre ombretti e quindi non lo rendono così polveroso. Black Market è questo nero lucidissimo, molto molto bello. Un altro colore che ho trovato molto bello è Nevermind, perché è un colore veramente che si può usare in qualsiasi occasione ed è questo marroncino beige. Desperation è questo marrone freddo, marrone grigio. Muse con all'interno qualche micro glitter dorato. Jagged, Blitz e Penny Lane, poi passiamo a Junkie, Chaos, Occupy, il grigio. Honeyed, questo qui è pigmentatissimo, Black Market, Provocateur, ve l'ho già fatto vedere, Rapture, Vice, il colore che dà il nome alla palette, questo qui è un viola veramente molto bello, è uguale al
al colore della palette. Poi Noise, il fucsia, Armor, di cui vi ho già parlato. In ultima riga abbiamo Nevermind, Echo Beach, Anonymous, Freebird e Laced. Per gli swatch, per vedere bene gli swatch, è uscito il sole, era nuvolo fino a un istante prima che io cominciassi il video, ovviamente. Per vedere gli swatch vi rimando al blog dove troverete gli swatch singoli degli ombretti. Il costo della palette. In Italia sinceramente non lo so, mi pare di ricordare un 45,90, ma non ne sono sicura. All'interno ci sono 20 ombretti da 0,8 grammi, sì, 0,03 US ounce. Secondo me ha un ottimo prezzo in confronto agli ombretti singoli che costano 18 euro e sono poco più grandi. Anche perché un ombretto, insomma, ormai ne abbiamo tutti talmente tanti che è difficilissimo da finire. L'unica pecca della palette è l'assenza del primer potion, che tipicamente nelle palette della makeup della, sì, della Urban Decay è sempre fornito quantomeno in Travel Size, invece in questa non c'è. A parte questo, è veramente fantastica. Un bacione a tutte, ciao ragazze.